Mi stupiva quando sentivo al tavolo dell'abbassamento dell'età media anche di chi si rende responsabile di tentati omicidi, di spaccio di droghe, di aggressioni, di sparatorie. Quando si parla di 10, 11, 13, 15 anni, evidentemente c'è anche un problema a monte, c'è un problema nelle case, c'è un problema nelle famiglie, c'è un problema culturale che non risolvi per decreto in 15 giorni. Però oggi voglio andare via a Napoli dicendo ai napoletani per bene, che sono la stragrande maggioranza, che questi infami li inseguiremo via per via. Siamo più forti noi, e noi siamo nel giusto e loro sono nel torto. Grazie. Vado oltre reiterati insulti che mi ha rivolto nel corso dei mesi e degli anni, perché ci sono un milione di napoletani che meritano di più e meglio. E quindi, se volessi fare il bambino capriccioso, mi limiterei a controbattere i suoi insulti con altri insulti. Il ministro dell'Interno ha dovere di provare a sbloccare, ad esempio, le assunzioni per quello che riguarda la polizia locale. Se c'è un debito pregresso che raggiunge uno dei record, ahimè, a livello internazionale di 1.700.000.000 di euro, chi fa il sindaco da 7 anni, evidentemente, un minimo di responsabilità ce l'ha.